Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Undisputed. Sono veramente contento della piega che sta prendendo questa serie. Diverse persone con il tempo si sono affezionate, diciamo che il tutto è partito facendo anche una prova, un test, no? E piano piano state aumentando. Ed è bello anche vedere che diverse persone lo stanno aspettando su console, altri per PC, qualcuno cerca magari consigli da parte mia con dei settaggi specifici. Tornando comunque al progetto che hanno gli sviluppatori, che comunque creano un videogioco, loro devono essere sì bravi, devono creare qualcosa che duri nel tempo, ma alla fine ragazzi la differenza la facciamo noi. Noi giocatori che in quel progetto vediamo qualcosa per il futuro, ci crediamo, ci divertiamo mentre giochiamo. Se con questa serie sono riuscito comunque a farvi godere un po' di più la box, vista comunque anche nell'ambito dei videogiochi, che comunque è molto abbandonata a sé, soprattutto in Italia. Perché sì, ci sono dei classici giochi, ragazzi, ma stanno su PlayStation. Se non hai la PlayStation, non li puoi giocare. O comunque se non vai su console, su PC non c'è davvero nulla. Anche se imperfetto, anche se molti lo definiscono. Sì, la grafica non è delle migliori, sembrano fantocci, ne tirano di tutti i colori. Ma anche persone che magari non l'hanno mai provato un gioco di box, non capiscono neanche quanto sia difficile creare un gioco in cui due modelli si vanno a scontrare, toccandosi, devono essere simili alla realtà. Tutta questa è una simulazione. Quindi se un gioco rende a tal punto da farci viaggiare con l'immaginazione, da far nascere commenti e interesse negli spettatori e anche in me come content creator, secondo me già hanno fatto un ottimo lavoro. E per me questo è molto importante perché al giorno d'oggi non è semplice portare avanti comunque un canale e soprattutto quando un canale è troppo piccolo, spesso e volentieri non viene considerato come altri canali, perché tutti danno per scontato che, poche visualizzazioni, pochi iscritti, sicuramente non va alla grande. Beh, non è così che funziona. La maggior parte dei canali qui in Italia, questo gioco l'hanno portato all'inizio, si sono fermati solo alla prova. Le prime versioni, sì, andiamo a vedere il gioco di box per PC, ultra realistico, di qua e di là. Nessuno si concentra più su quello che sta facendo in quel momento, ma tutti sul guadagno finale da ciò. Sto sforando abbastanza per essere un video di Undisputed, infatti siamo qui, siamo pronti. Abbiamo affrontato Ryan Rhodes, avete apprezzato lo scorso video, vediamo oggi che ci aspetta. Con questa squadra adesso dovremmo stare abbastanza bene. In questo episodio vorrei concentrarmi ancora di più sulla stamina, un po' come abbiamo fatto nello scorso episodio, perché ci serve. Dobbiamo essere un po' più completi. Per combattere tranquillamente dobbiamo avere una preparazione fisica degna. La potenza c'è, anche la velocità c'è, però la stamina all'ottavo round. Soprattutto non vorrei che arrivi un'offerta, un qualcosa più round. Ragazzi, al decimo round come ci arriviamo? Smontati, ci devono rialzare con la gru. No. Andiamo quindi a far passare un po' di tempo, sistemiamo l'agume combattivo e riduciamo un po' il peso, anche se sta messo abbastanza bene. E la nostra rovina parte qui. E mo'? Come nello scorso episodio abbiamo un pugile vero, Richards. Terrell Scott invece un 64 di overall, ma secondo me ha tipo la competenza a 5, è tipo una bestia. Noi siamo 23esimi. 34 vittorie, 2 sconfitte. Abbiamo poi Terrell che ci tallona con 42 vittorie e 20 sconfitte. E lui ha un overall più basso, quindi sicuramente ha una competenza più alta. Ha il potenziale per essere molto più potente. Qui in basso però abbiamo Richards, che comunque è 29esimo. Ora, lui è un pugile reale. Io non vorrei lasciarlo indietro e, diciamo, abbandonarlo non combattendoci almeno una volta. Diamo un'occhiata. 3 stelline e mezzo di competenza, quindi nella media. Abbiamo affrontato di peggio, però non bisogna comunque abbassare troppo la guardia. L'altezza praticamente sta messo come noi, età 33 anni, essendo reale vediamo quali caratteristiche gli hanno assegnato, ci ritroviamo con tutto sopra l'80, la stamina è molto più alta rispetto a noi, quindi sfererà molti più colpi, comunque la mano sinistra e i suoi jab belli potenti, la mano destra però è più debole. La cosa buona è che Antoine Gray, che abbiamo visto nello scorso episodio tra le varie scelte che avevamo al posto di Ryan Rhodes, ha vinto anche con lui. Quindi Richards e Ryan Rhodes potrebbero stare bene o male sullo stesso livello, anche se Richards ha vinto contro Rhodes. È comunque la mia scelta, eh. Alziamo la borsa, portiamola. Guarda, facciamo una pazzia, al 50%. Ma scegliamoci almeno il teatro, la promozione dell'incontro. Lasciamola così, almeno
ci guadagniamo un po' più di soldi, che al momento potrebbero farci più comodo della fama, perché comunque la fama, ragazzi, da questo momento in poi arriverà a vaporate. Le attività mediatiche le lascio sempre a uno e proviamo. Ha accettato. Considerando che più o meno stiamo affrontando un avversario simile allo scorso episodio, non dobbiamo fare un allenamento completamente rivoluzionario. Quindi riandiamo in questa palestra, così abbiamo un bonus in tutto. Quindi ci rilanciamo al volo a commentare un altro incontro, un botto di soldi e un botto di fama che ci rientrano. Ma questa volta andremo ovviamente a recuperare nell'ultima settimana. Ma andando però, ragazzi, con tutto il vigore, ottimizzeremo abbastanza bene questi allenamenti. E lo faremo perché voglio cambiare un po' la dieta e perdere qualche chiletto. Dopodiché ripuntiamo di nuovo a stamina, velocità di movimento e tenuta. Quindi salto alla corta. So che, ragazzi, sono allenamenti semplici, quindi questa quarta settimana yoga. Al contrario dello scorso allenamento, la scorsa preparazione, punto ancora a migliorare la stamina, con l'overall sempre di 75, con l'allenamento insufficiente, e va bene. Ma il peso è perfetto, ragazzi, è basso, ideale per essere belli agili. La stamina l'abbiamo allenata parecchio. Stessa cosa per la vitalità, che non ci fa male. La potenza, l'abbiamo visto nello scorso episodio con questo coach, ci sarà. Ora devo soltanto capire come combatte Richards, sfruttare i suoi punti deboli e, perché no, buttarlo giù. Hello fight fans, I'm Todd Grisham. Welcome inside the Grand Theater. Alongside me, former world champion Johnny Nelson. It's going to be unbelievable. The fans, everybody around the world, the fighters. This is just one of those things. From Italy. The last time we saw them in action, they pulled off a very close win. First, it's the Roan Sniper the Boss Richards from the United Kingdom. Last time we saw them in the ring, they won by a TKO. They have waited for this fight for so long, Todd. This is ridiculous. Ragazzi, secondo me lui è pericoloso. This bout is scheduled for 8 rounds of boxing. Fighters, where you can hear everybody, you can hear opponents, fans, everybody jeering, booing, or even cheering. What a great venue, and what a great matchup. Cannot wait for this one. We're hoping for an all-action slugfest. Vediamo un po' questo fianco come va. Si copre abbastanza bene, però forse... forse al volto potremmo avere fortuna. Soprattutto quando attacca. Ragazzi, sarà un bello scontro, eh. Non è che si apre tanto. Ma se si apre, rompiamo. What a punch. Porca vacca, se fa male. E colpisce al corpo. Carichi pure bene. Questa mano sinistra, ragazzi, dovrà funzionare bene. Porca vacca. Benissimo. They're going to try and be a little more elusive now. Benissimo. Vieni qua. Vieni qua, porca vacca, vieni qua. He was in big trouble there, but looks like he's recovered. Porca vacca, ragazzi, 150 battiti ho raggiunto, e siamo belli affaticati. Però l'abbiamo confuso. Gli abbiamo aperto un taglio con il sinistro. Prima stava andando abbastanza a suo favore, sinceramente. Come fa a mettere a segno quei montatti così facilmente? Sì, noi ci stiamo coprendo male, perché stavo pensando a una tecnica per attaccare. È la prima volta ultimamente che la vitalità è più bassa della stamina.
Coming off that great round, let's see if they can build on momentum here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Ragazzi, fa malissimo, vedete la testa? Non recupera mica. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, no? Aia. Try and relax a little bit now. Fight a little differently. Punches have to hurt. This fight a little bit closer than I think a lot of people thought. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect both of them. More than happy. Only catching air. In alcuni casi, ragazzi, non ci arrivo. Dannazione. Catch and shoot. Nice counter shot. Time counter. Oh, yeah. Walk away from each other and then run right back into trouble. Good counter punch. Ottimo, ottimo, ragazzi, stanno arrivando questi ganci, Very competitive round. Bene, ci ha abbracciato, sta iniziando a cedere già. Ottimo. Cioè, oddio, sta iniziando a cedere. Un parolone, eh. Ragazzi, sì, i ganci stanno avendo effetto, ma io non so quanto potrò combattere così. La vitalità, ok, più o meno sta messa bene, la stamina pure ci sta ancora tenendo. Meno male che l'ho portata un po' avanti questa stamina con questa preparazione, meno male. Hey, ring the bell and here we go. Last round, complete domination. Let's see what we have in store for us here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Vorrei andare un po' più veloce con dei jab sul lato destro. He just misses with that jab. No, lasciami. Benissimo. Nice punch. Vieni qua. Questo era gratuito. Dannazione, la precisione. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. He's gonna drop his arms down here. Not sure that's the wisest decision. Pretty close fight here in this round. Skill for skill, tap for tap. She's like a match made in heaven. Ragazzi, di ganci va alla grande così. Montante. Riusciremo a ristordirlo? Magari. Change of strategy here, trying to loosen up the flow a little bit. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. That counter shot lands. Ok, l'energia non è scesa neanche troppo. Ovviamente il coach ti dice: dobbiamo fermare quei diretti, abbassati e colpisci al corpo. Sì, si può iniziare a fare perché lui sta cominciando a combattere in modo diverso. Il taglio continuiamo a riaprirlo, resistiamo. Sinceramente il primo round non pensavo di portarlo a casa. I ganci adesso però stanno arrivando, quindi i punti arrivano. Punch.
punching. He might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Buonissimo. Facciamo come dice il coach. Abbassiamoci e andiamo al corpo. Jab slightly off target. Così andiamo un po' a sfiancarlo. Porca vacca. Perché sfianchiamo mo? Settle back in, but needs to play some defense. Meno male, meno male. Recovery skills they are. What a shot it was. Completely gone. I thought there's no way he's gonna finish this round. But look at that. Look at the movement. Look at the speed. Back on it. Like it never happened. Real good back and forth between these two fighters. Very close match. It shows the skill, the discipline, the respect both fighters have for each other. Because no one dare. Non devo abbassare la stamina perché se no se colpisce ci fa malissimo. Però ecco, colpo al fianco e sinistro sul taglio potrebbe essere micidiale. Every time they drop their guard, they get caught. That one lands. This round still up for grabs. Buonissimo. Nice counter shot. Si sta gonfiando anche il nostro lato sinistro, però perché prima ci ha colpito malamente. La stamina, ragazzi, non la devo portare troppo giù, perché se no il primo colpo che lui ci sferra lo sentiamo tutto. Battiti comunque stabili a 120. È un buon valore. My motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Catch and shoot. Might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Not so rigid anymore with the stance. Manca la precisione in alcuni casi, ragazzi. Ci devo rilavorare. Oh, quanto stai attaccando? How about that time counter shot? Is he gonna punch himself out though? Halfway through the round, and I don't know who's got the advantage. Great stuff. They're so close, so close. How can you separate them? It's gonna be a hard night. Ragazzi, è nostro, è nostro, è nostro, è nostro. Vieni qua. Beautiful counterpunch. Looks like a little bit of a strategy change here, loosening up the technique. Nice counter. Magari noi ci dobbiamo parare. Potrebbe essere nostro nel caso in cui attacca e poi rispondiamo. Very close round with 10 seconds to go. Ha riattaccato parecchio, vieni qua. Ragazzi, una bella sfida. Comunque sì, sta iniziando a sentire la stanchezza perché ha proprio rallentato. La stamina non sta neanche tanto male, quindi continuiamo aggressivi. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Looks like he's gonna move around the ring a little bit more. Try some stick and move. That punch landed. Seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. He's dropped the guard now. What do you think of that decision? Those who thought this would be a mismatch, you are sorely wrong.
very close match. It shows the skill, the discipline, the respect both fighters have for each other, because no one did. Why weren't they more cautious? E stavolta vai giù. Stavolta tu vai giù. Forse è l'ultima cosa che faccio. Benissimo. Round nostro. E in più, noi intanto rifiatiamo. Lui sta messo un po' male. Sta anche stanco. Dai, forse ce la facciamo a buttarlo giù davvero. Niente, è pronto, è già pronto. Va bene. Però ragazzi, abbiamo i battiti alti, eh. Calmiamoci un attimo. Not the best of rounds with 10 seconds to go. Va bene così. È stato perfetto, un ottimo atterramento in questa fase dell'incontro. Non ha nulla da perdere, quindi non farti cogliere alla sprovvista. E ragazzi, la stamina ci permetterà di fare forse come vorremo. Se riuscirò a colpire bene, lo rimandiamo anche giù. And there's the bell to start the round. He got knocked down in the last round. Let's see what he can do here. Ragazzi, non pensavo di andare così bene, ma effettivamente ce l'ho fatta. Cerchiamo solo di non andare giù adesso. Don't get involved. Give yourself another 3 minutes to get your head clear. That punch is beginning to take its toll. E ormai si copre bene sul lato dell'occhio e al corpo, tranne quando attacca però. So he's gonna shake off the cobwebs and bounce around the ring a little bit here. A very competitive round here so far. Nice punch. Skill for skill, tap for tap. It's like a match made in heaven. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to. Dannazione, la precisione dov'è? Dov'è? Non c'è. Needed desperately. Not so tense anymore, trying to loosen things up. I like it. A perfect counter shot. Mi abbasso. Montante. Ah. Sta scendendo troppo la stamina. Looks like they're gonna mix up their strategy a little bit here. This round could go either way. 10 seconds to go. Un po' come sta succedendo quasi sempre negli ultimi video. Non facciamo abbassare troppo la stamina. Teniamoci un po' di fiato per il prossimo incontro. They ring the bell and here we go. After a really strong round, let's see if they can finish the job. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing, because you've won that hands down. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Buono anche i battiti, ragazzi, comunque sono giusti. Trying to fight like Roy Jones Jr. now. La vitalità è troppo alta, cioè dovrebbe sferrare davvero dei colpi troppo micidiali per buttarci giù. That hook was thrown with some bad intentions. Non che non lo possa fare, eh. Però credo che ormai abbiamo dato entrambi. Comunque è un bel avversario lui, eh. All'inizio mi stava dando diversi problemi. Halfway through the round and man, these two are going at it. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you. So I've got to respect both of them. More than happy. That punch lands. Oh, però attacca parecchio, ogni tanto quando parte ad attaccare mica si ferma. Fantastic punch.
That uppercut misses. Recuperiamo un po'. Very close round with 10 seconds to go. È fatta, è fatta. Ragazzi, secondo me ottimo incontro. Dobbiamo ancora migliorare parecchio, però un altro pugile reale è andato. Ce la faremo, ragazzi, li sfideremo tutti. Questi pesi medi saranno nostri. Se ci pensate, essendo molto simile all'avversario dello scorso video, siamo andati bene o male uguali. La testa, proprio come nello scorso video, sta messa abbastanza malino. Anche se ci fate caso, lui è andato molto meglio rispetto a Ryan. Ok, seconda valutazione di questo coach, e di nuovo, valutazione generale comunque C. E l'attacco, ragazzi, se ci fate caso, è molto simile a quello dello scorso episodio. La difesa A, ci sta. Posso dire che ci sta anche se lui ha colpito un po' di più al corpo, infatti li abbiamo sentiti quei colpi. La precisione, ragazzi, la devo per forza riaumentare. Poi gestione danni A, anche abbastanza giusto secondo me, niente da ridire. E risultato A. Ok, io penso che con questa 35esima vittoria ci possiamo ritenere soddisfatti, perché abbiamo affrontato due pugili molto importanti. Patrick è stato il primo pugile effettivo che abbiamo affrontato reale, che ci aveva già messo in crisi, no? Ecco, con loro stiamo andando avanti. Tra poco inizieranno ad arrivare pugili più conosciuti. Quelli davvero saranno problematici, perché li ho utilizzati diverse volte io stesso per giocare a questo gioco. So quanto sono veloci, quanta potenza hanno, quanto durano. Non si fanno problemi a fare 15 round. Noi potremmo fare due combattimenti diversi in quei 15 round praticamente. Però con qualche settimana di recupero, e questo è il problema. Quindi ho fatto bene secondo me a portare avanti ancora la stamina, che comunque è passata a 81. Recupero energia sta a 88. La tenuta, ragazzi, è passata a 80. Quindi già soltanto nella sezione stamina abbiamo tre valori sopra l'80. Dobbiamo potenziare ovviamente la forza, che la maggior parte sta ancora sui 60. Molto male. In questo incontro, avendo avuto molta più forza, con tutti i ganci che abbiamo tirato all'avversario, l'avremmo mandato giù più volte, portando magari quel taglio a diventare una complicazione così tanto importante da dover sospendere l'incontro da parte dell'arbitro. Il cuore, con quel coraggio 53, rimane molto deludente, perché se noi andiamo a terra, credo che riuscirò a rialzarmi solo una volta. Due sarà veramente un miracolo. Una volta arrivati sugli 80, un po' dappertutto, qui li crepiamo tutti, utilizzando la tecnica giusta riusciremo ad arrivare primi. Come sempre vi ringrazio per i commenti che avete lasciato in tutti gli altri video. Spero che questo incontro e questo video vi siano piaciuti. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo che potete seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.